Ciao Crizzette, ciao Crizzeti e benvenuti a tutti i nuovi. Se volete restare con noi potete schiacciare il pulsante iscriviti. Sigla. Ragazzi, ragazze, lo so che sono sparita, ma guardate che faccia c'ho. Cioè, sono veramente stanca. Questo mese mi ha devastato, non sono riuscita a fare niente praticamente qui su YouTube perché ho fatto un sacco di cose di lavoro nella vita reale. Mi sono presa l'influenza di stagione, ci sono stati un po' di eventi, un po' di cose, un po' di workshop. Il sole tramonta tipo alle 2 del pomeriggio, quindi non sono riuscita a incastrare video. La morale della favola è che oggi ho un sacco di cose da raccontarvi. Cosa vi racconto per prima? Le cose che riguardano me per prime, cioè le cose che riguardano direttamente uscite in libreria mie. Allora, intanto è uscito, vi confermo, e ce l'ho anche fisicamente adesso, il libro delle interviste perdute di Jeff Buckley, che ho contribuito a tradurre, e ve lo lascio nell'info box qui sotto con tutte le altre cose che vi faccio vedere oggi, che sono tantissime. Poi, per finire, tutto ciò che riguarda Cinaschi, perché questo è un libro di Cinaschi, a gennaio, vi volevo dire, e mi ha assorbito un po' di tempo anche questo, uscirà una riedizione del mio libro C'era una volta De André, se ve lo ricordate. Dov'è che ce l'ho? Un secondo. Ecco, questa qua era la prima edizione che è uscita qualche anno fa e che era stata allegata al secolo XIX qui a Genova. Adesso l'editore sta facendo una nuova edizione di questo libro, che avrà anche un titolo diverso e sarà integrata, oltre dal mio testo, anche da schede di altre persone, di altri autori, genovesi e non. Avrà proprio una copertina diversa, sarà un'altra edizione completamente, e anche se avevate già letto questo, il mio testo naturalmente è lo stesso all'interno, ma appunto ci sono delle integrazioni anche da parte di altri autori. Appena esce naturalmente ve lo faccio vedere, ma intanto ve lo volevo anticipare per chi magari non avesse ancora letto questo. Aspettate un attimo perché sta uscendo la nuova edizione. E due, poi ho ancora una cosa che riguarda direttamente me e poi passiamo alle cose di altri. Il 18 dicembre esce e verrà presentata a Genova al Palazzo Ducale una raccolta di racconti a cui ho collaborato anch'io, una raccolta del Canneto Edizioni che si chiamerà Il Ponte, un'antologia. Io non ho ancora una copia fisica del libro, ma vi lascio nel frattempo qui la copertina. È una raccolta di racconti di tantissimi autori genovesi, tra cui me, il cui ricavato andrà in beneficenza per sostenere due progetti del territorio colpito economicamente dalla caduta del Ponte Morandi. Quindi è un progetto per cui tutti gli autori che hanno collaborato hanno rinunciato al diritto d'autore, insomma non ci guadagniamo niente, e idem l'editore coprirà solamente i costi di stampa di questa raccolta. Non vi posso ancora lasciare, credo, ci controllo, il link di acquisto qui sotto nell'info box, ma vi lascio il link al progetto, all'evento. Dicevo, sono una quarantina di racconti, anche qualcuno di più, legati non necessariamente strettamente al Ponte Morandi o ai ricordi intorno al Ponte Morandi, ma al concetto di ponte in generale. Per esempio, il mio racconto non ha a che vedere con direttamente con quel ponte, anzi il ponte protagonista del mio racconto non ricorda neanche quel ponte, ricorda più il ponte di Cornigliano, casomai, se siete pratici di Genova. Ma è interessante perché tutti gli autori della raccolta hanno lavorato appunto sul concetto di ponte come oggetto che unisce due rive, oggetto che unisce due concetti magari, o nel mio caso il mio racconto è incentrato su quello che c'è sopra e quello che c'è sotto il ponte, quindi due punti di vista diversi su uno stesso oggetto, due realtà che si incontrano. Se lo leggerete fatemi sapere che cosa ne pensate, naturalmente esce tra pochissimo. E se siete a Genova, venite veramente il 18, passate parola, cercate di far conoscere questo progetto perché ci teniamo. Poi, ora vado a vedere la mia scaletta perché naturalmente ho 200 cose di cui parlare e non mi ricorderò nulla. Questo fatto. Ah, questo non c'entra niente con nulla, però guardate che meraviglia, vi faccio vedere. Mettiti a fuoco, zia, ecco qui. Questa è la collana che ho al collo, non è... Questa collana qui l'ho comprata ieri da una mia amica
di cui vi avevo già fatto vedere qualche cosa, probabilmente perché a volte ce l'ho addosso, le sue cose. L'ha dipinta lei, questa nave, l'ha dipinta su una suola di una scarpa. È fighissimo, secondo me. E vi lascio la sua pagina Facebook qua sotto, ma perché mi esalto, cioè mi esaltano queste cose. Sono felice di contribuire in qualche modo alla caccia dei vostri regali di Natale, infatti poi passiamo anche a oggetti regalabili. A proposito, ovviamente oggi qui è il 9 dicembre, anche se voi probabilmente vedrete questo video tipo il 10, l'11, non so ancora. Numero di regali di Natale acquistati? Fatemi sapere nei commenti qui sotto se siete arrivati fino qui a vedere il video, a che numero di regali di Natale state. Poi, sempre per la rubrica oggetti regalabili, se anche i vostri amici stanno figliando indiscriminatamente, voi non sapete cosa regalare all'erede delle famiglie dei vostri amici, oltre a quei libri dell'ippocampo troppo fighi che vi avevo fatto vedere in questo video qui, ecco un'altra idea regalo per fare i fighi con i bambini. Questo è Che capolavoro di Cartusia, ed è praticamente un albo illustrato fighissimo perché racconta la giornata di un bambino, ma la racconta in un modo che ogni scenario che lui incontra si rifà a una corrente artistica oppure a un artista in particolare. Per esempio qua riconoscete chiaramente sia La notte stellata che La cameretta di Van Gogh. Qua c'è Dalì, per esempio, gli orologi sciolti, la sua sveglia che suona. Qua nell'angolino vedo Duchamp. Escher, cosa c'è? Escher, sì. Magritte, Modigliani di qua forse, e così via. Insomma, non ve lo faccio vedere tutto, ma è molto molto bello. Guardate che carino Bansky qui, la bambina. Diceva molto bello perché è un approccio un po' alternativo alla storia dell'arte, e secondo me un bambino si diverte un sacco perché il gioco naturalmente è indovinare chi sono gli artisti, posto che un bambino molto probabilmente non sa chi sono gli artisti, ma se un genitore è un po' sveglio, un po' furbo, cosa fa? Si prepara tipo sul tablet le opere corrispondenti a quelle che si vedono nelle pagine del libro, e poi stupisce il bambino con effetti speciali facendogli vedere l'opera effettiva da cui è tratta l'illustrazione del libro. E il gioco poi, la seconda lettura, a quel punto diventa abbinarle. Poi l'ultima cosa che vi volevo mostrare, e che vi lascio anche qui sotto nell'info box, è questo Donne smarrite, uomini ribelli di Paolo Bianchi per Cairo Editore. Sono state di recente alla presentazione di questo libro a Genova, e dopo la presentazione l'ho letto, anzi la non presentazione in questo caso, perché Paolo Bianchi fa una cosa molto carina, sta girando l'Italia facendo delle non presentazioni, ovvero crea delle situazioni conviviali magari in cui il libro non viene presentato in maniera canonica, non c'è il moderatore che fa delle domande e così via, ma semplicemente il libro sta lì e lui gira e chiacchiera privatamente con dei gruppi di persone, ecco. Credo di avervi già fatto in passato delle recensioni di altri libri suoi, ve le lascio se le trovo qui nella scheda info. Di sicuro 99 su 100 vi avevo parlato di Inchiostro antipatico, e ma non ci metto la mano sul fuoco di Per sempre vostro, l'altro suo romanzo. Tra l'altro io non ho letto il romanzo che sta tra Per sempre vostro e questo, che mi pare si chiamasse L'intelligenza è un disturbo mentale, però hanno grosso modo protagonista principale, personaggio principale, oltre ad avere lo stesso nome, Emilio, è anche una persona molto molto simile. In questo caso, nel caso di Donne smarrite, uomini ribelli, accompagniamo da lettori Emilio nella fine di una storia. Sostanzialmente il romanzo è il racconto di una storia d'amore durata circa un anno che finisce non per volontà del protagonista, ma per volontà della sua ex ragazza, e di come lui cerca di elaborare questo lutto che è la fine della storia, quindi facendo altre conoscenze più o meno occasionali, più o meno amichevoli, più o meno serie, ma sullo sfondo sempre avendo i passaggi che hanno portato la sua storia a finire. A me piace molto come scrive lui, e se siete in un momento simile, cioè momento di fine della storia, siete stati lasciati, vi hanno spezzato il cuore e così via, secondo me è una lettura per quanto tristissima, molto
incoraggiante nella misura in cui fa sempre bene sentire che non siamo soli, cioè che delle esperienze e anche delle sensazioni, delle emozioni anche molto negative sono condivise. Abbiamo come esseri umani tutto il vizio di sentirci terribilmente unici in quello che proviamo, e siamo unici ovviamente, ma le cose che viviamo, le cose che sentiamo si assomigliano un po' tutte. E tanta parte del dolore che proviamo in circostanze come queste, ma anche diverse, è data dal fatto che in quel dolore ci sentiamo soli. Ecco, secondo me non è necessario sentirsi soli perché non lo siamo, quindi quella parte di male potremmo anche trovare dei modi per eliminarla. Poi, che altro vi posso raccontare in questo video che ormai vedo già tipo 21 minuti di registrato? Sarà sicuramente molto più breve perché tutti i video sapete che taglio via le parti in cui... Ah sì, questo vi volevo chiedere, anche un po' un consiglio da un certo punto di vista. Allora, se vi ricordate, quest'estate, alla fine di quest'estate, vi avevo accennato a un progetto parallelo che stavo seguendo, ma sullo scopo di imparare ad usare meglio Instagram. No, sul mio Instagram, ma un altro profilo parallelo di cui non vi avevo dato indicazioni, su cui non vi avevo dato indicazioni, riferimenti, niente. Ve ne avevo parlato in relazione al discorso dello shadow ban. Vi lascio qui il video, spero che ci sia ancora posto nella scheda info perché l'avrò strausata. Allora, quel progetto lì negli ultimi mesi ha preso una direzione un po' particolare, cioè sta diventando intanto una cosa un po' più grossa. Aggiornamento, siete rimasti naturalmente al video, lo shadow ban dopo 14 giorni era finito come ci aspettavamo, quindi non ci sono poi state ripercussioni su quel profilo, che è ancora attivo e anzi è molto cresciuto nonostante quello stop di mezzo mese. Adesso siamo intorno ai 3.500-4.000 follower più o meno. Essendo un pubblico molto di nicchia, io conto di arrivare nell'anno al massimo a 10.000 follower. Non ho aspettativa di crescere di più di un tot perché è un pubblico circoscritto. Ma vi dicevo, sta prendendo forma come progetto a sé, anche da un punto di vista editoriale, e comincia ad avere appunto una sua struttura precisa. Ho deciso per esempio che durerà un anno, quindi ho iniziato ad agosto, finirà il progetto che ci sta dietro, ecco. E stavo poi anche pensando di raccontarlo appunto sotto forma di progetto editoriale, quindi non di romanzo, ma di scriverci comunque qualcosa sopra, perché si sta rivelando un'esperienza umana interessante, ecco. Ora voi mi direte: ma che cos'è, ma noi che c'entriamo, ma cosa vuoi da noi che non ci hai raccontato nulla? E avreste anche ragione, ma il punto è proprio lì. Mi farebbe piacere condividere questa cosa raccontandovi di cosa si tratta. Il motivo per cui non l'avevo fatto e per cui non l'ho ancora fatto è che non volevo, tra virgolette, inquinare bacino di utenza coinvolgendo persone da altri bacini di utenza, non so se mi spiego. Volevo che nessuno seguisse quel progetto perché conosceva me, ma che il progetto fosse seguito in maniera spontanea da sconosciuti, quindi virtualmente, essendo un pubblico internazionale, con anche poco rischio che qualcuno colleghi le cose per errore, diciamo. Però dall'altro lato potrebbe anche essere interessante vedere come evolve nel momento in cui lo racconto a persone che conosco, che conosco anche virtualmente come voi, e in che modo questi due bacini di utenza si incontrano e cosa succede. So che non avete tanti elementi per darmi un consiglio perché sono molto vaga volutamente, però sono curiosa di sapere cosa ne pensate e soprattutto come voi che mi seguite usate Instagram. Se usate Instagram, seguite principalmente amici oppure influencer che vi piacciono, oppure artisti, oppure pagine tematiche? Ecco, che tipo di utilizzo fate di Instagram anche come creatori di contenuti, non solamente come utenti passivi, diciamo? Se volete seguire me su Instagram, mi trovate come Sara De Hamster. Io di Instagram ho fatto sempre un uso abbastanza, tra virgolette, personale, cioè posto mie foto quotidiane, niente di più. Non è anche difficile che parli degli argomenti del canale su Instagram perché non lo trovo un mezzo così adatto, magari sbaglio. Quindi è un profilo un po' più personale, però se mi volete seguire non... a me fa piacere, non c'è niente di privato, ecco. Vabbè, vi ho lanciato anche questa palla misteriosa. Raccontatemi qualcosa della vostra esperienza su Instagram e
a naso, a pelle. Ditemi se secondo voi sarebbe una buona idea condividere questo progetto misterioso anche qui. Riflessioni della domenica, così. Mi spiace tanto di essere sparita, veramente sono sparita tipo 3 settimane. Però, gente, ho avuto troppo da fare, mi sentite che sono ancora un po' presa con la voce, tra l'altro. Odio, lo sapete, odio l'inverno. Anche quando si scoppia di caldo in estate io preferisco, perché... Ma non è tanto una questione di freddo o di caldo, a me è proprio la luce che va via presto. Si era bloccato il video, spero che lo abbia salvato, perché avevo raggiunto tipo mezz'ora di registrazione. Comunque erano rimasti solamente i saluti. Vi stavo dicendo appunto che la luce che va via mi butta giù tantissimo, quindi anche per quello che poi non faccio mai tanti video d'inverno. Comunque basta, ho parlato un'ora e quindi facciamo che ci vediamo al prossimo video, e che non sarà tra tantissimo. Via, ciao.